Ciao amici Menwow, benvenuti. Oggi procediamo all'unboxing di un prodotto che sicuramente interessa tutti noi. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo questo bello scatolone qui. Ovviamente sapete già di cosa magari sto parlando. Leggete American Twister. E infatti, il nostro coltellino. Vediamo di cosa si tratta oggi. Ecco qui. Avete intuito qualcosa? Bene, questo è uno dei miei regali ricevuti a Natale. In questo caso ho ricevuto da Isabella. È un regalo di buon auspicio, perché chi regala una valigia si augura che appunto possiate viaggiare il più possibile e godere di quello che il mondo può offrire, delle meraviglie che il mondo può offrire. Bene, il prodotto di oggi lo tiriamo fuori dal suo packaging. Vuol dire imballato bene, abbiamo questa pellicola di protezione. Wow, che bello! Togliamo tutto. E si tratta di questo bellissimo trolley, misura 55 cm, con 4 rotelle basculanti, come vedete, dell'American Tourister. Stiamo parlando di uno dei prodotti di valigeria più venduti e meglio recensiti su Amazon. Si tratta dell'American Tourister Soundbox. È una valigia, devo dire, molto bella e leggera. Il touch feeling, diciamo che io dico che è premium per questo genere di valigia. La ditta è l'American Tourister. American Tourister, che è la seconda, è il secondo marchio di valigeria più venduto al mondo addirittura, è stato acquisito dalla Samsonite nel 1993, quindi rappresenta comunque un marchio che fa parte del gruppo Samsonite, ma le sue radici affondano addirittura dai primi anni del Novecento. È un'azienda fondata a Rhode Island, vicino New York, quindi Made USA. Bene. Quali sono le prime caratteristiche che si evincono osservando questa valigia? Innanzitutto il suo nome è Sound, Soundbox, perché ovviamente, come vedete, questi cerchi quasi concentrici che vogliono ricordare quelli che sono i cerchi dei dischi, dei vecchi dischi di vinile. C'è chi lo interpreta anche come questo punto, come osservando questo aspetto dove è posizionato il marchio, invece può ricordare quella che è la cassa acustica da cui poi si diffondono le varie onde sonore. Quello che mi colpisce di più prendendo questa valigia è la leggerezza, è davvero leggerissima. Questo sarà dovuto perché viene utilizzata per la sua realizzazione del materiale leggerissimo che si chiama polipropilene. Anzi, no, polipropilene, che ne assicura la leggerezza. Abbiamo il manico telescopico. Molto comoda, snodabile. Devo dire, molto leggera. Poi abbiamo l'apertura col TSA, questo sistema che consente il facile accesso in caso di ispezione da parte delle autorità per la valigia. Senza lucchetto è prevista la combinazione. Il prezzo di listino di questa valigia, poi volevo ricordarvi, è di 130 euro, ma su Amazon ovviamente potete strappare un bel prezzo, non eccezionalmente più basso, però siamo intorno ai 100 euro. 97-98 euro. Apriamola.
Beh, si può dire che è tutto ben organizzato al suo interno, i discomparti sono ben delineati, ben distinti, e poi notiamo la presenza di queste cinghie incrociate che servono appunto a mantenere tutto in ordine. Abbiamo anche una tasca frontale, anzi due tasche frontali, di cui una si apre completamente, dove ci sono altre cinghie incrociate. Sto osservando le cerniere perché le cerniere, diciamo, è uno dei primi punti deboli delle valigie assieme alle ruote. Le cerniere sembrano invece di ottima fattura. Qua c'è un'altra tasca ancora, questa per riporre oggetti più piccoli. Ripeto, le cerniere sembrano piuttosto robuste. C'è anche la possibilità di espandere la larghezza della valigia stessa andando qui. Ecco, in questo modo si espande il volume della valigia stessa di un pochino. Poi certo, bisogna avere anche, essendo un bagaglio destinato, bagaglio a mano destinato soprattutto alla cabina, bisogna capire un po' con quale compagnia viaggerete, perché sappiamo bene che la Ryanair è piuttosto restrittiva, mentre altre compagnie come l'Italia e tante altre invece sono un po' più flessibili e meno drastiche nell'utilizzo del bagaglio a mano. Bene, allora questa valigia poi presenta queste rotelle, questo sistema di quattro rotelle, che è davvero comodo perché riduce il peso tantissimo, facendo sembrare la valigia davvero una piuma. Sembrano abbastanza robuste, anche se guardando così le ruote non si può capire il loro grado di robustezza, ma a questo punto noi ci rivolgiamo alle recensioni presenti su Amazon, che invece parlano solo benissimo di questa valigia. E infatti, se andiamo su Amazon, innanzitutto possiamo notare che questa valigia viene recensita addirittura con 5 stelle piene delle recensioni, ne ha più di 700, adesso vediamo subito. Addirittura 1.255 voti con 5 stelle su Amazon. È davvero tantissimo guardando un po' le recensioni. Se si legge qualche recensione a riguardo, non si può che essere convinti dell'ottima scelta nell'acquisto. Ricapitoliamo un po' le caratteristiche. Una delle prime caratteristiche è quella che ha vinto il premio Red Hot 2017 per il design della valigia. Non era facile nel mondo della valigeria conquistare questo prestigiosissimo premio. Inoltre, l'altra sua caratteristica principale è quella del materiale con cui è realizzata, che la rende leggerissima. Guardate, davvero super leggera. Terzo, sono le rotelle basculanti che garantiscono robustezza e funzionalità. La chiusura con sistema TSA con combinazione che consente appunto di poter aprire la valigia facilmente per le ispezioni alla dogana o insomma nelle sedi aeroportuali, e poi un interno con un'organizzazione davvero funzionale dello spazio e un sistema di cinghie incrociate che ne mantengono le caratteristiche. Chi l'ha già usata non può che tessere le lodi di questa valigia, per quanto questo si può apprendere nelle recensioni di Amazon, dove dicono tutti che davvero, dopo essere state usate per diverso tempo, chi addirittura 6 mesi o anche di più, si trova davvero davvero in condizioni super. La valigia si trova in perfette condizioni, le rotelle reggono, le cerniere reggono, comoda, veloce, pratica. Insomma, tutti la straconsigliano.
E quindi è addirittura a che posto vediamo nella classifica di vendite Amazon. Viene posizionata al terzo posto tra le valigie più vendute. Bene, amici di Menuau, noi proveremo questa valigia. È un regalo bellissimo che ho ricevuto per questo Natale 2019 e la proverò, la testerò sul campo e vi saprò dire se tutte queste recensioni positive che ha avuto worth the price faranno valere il prezzo che costa. Bene, amici di Menuau, io non posso che dirvi e auspicarvi di viaggiare il più possibile. Memento audere sempre è un consiglio da parte di Seneca. Metti a frutto ogni minuto, fallo oggi. Un abbraccio amici di Menuau, a presto!